Elena Lietti, sveliamo tra poco il personaggio che sei in questo film bellissimo che si chiama L'Arminuta, però intanto raccontaci questa storia, che cosa ti ha affascinato di questa storia, di questa bambina passata da una madre all'altra? Della storia dell'Arminuta, molto toccante, molto bello questo, il rapporto con la sorella, l'aiuto tra le due, questa capacità insieme di trovare la loro via di fuga, la loro libertà, la loro emancipazione da un contesto particolarmente così limitante, problematico. Quanto al mio personaggio, mi ha appassionato l'idea di dover capire e mettermi nei panni di una donna di primo acchito molto giudicabile, facilmente giudicabile. È stato un bel viaggio. Tu, appunto, accennavamo prima, sei una delle due madri della protagonista, L'Arminuta. L'Arminuta non ha nome, è questa bambina passata come un pacco, diciamo, da una famiglia all'altra. E sei la madre, non sei la madre naturale, sei la madre che l'ha accolta per un periodo finché però non sei diventata madre tu, quindi per questo forse dicevi una persona giudicabile, una donna giudicabile. Una donna giudicabile perché connotata fin dall'inizio del film e per tutto il film non se ne capiscono le motivazioni, da questo gesto tremendo dell'aver restituito la figlia che fino a un certo punto ha cresciuto e l'ha restituita senza che questa bambina ne sapesse le ragioni. E quindi certamente giudicabile. E poi in realtà il lavoro è stato a ricostruirne il processo mentale, a capire le ragioni di quella scelta e a quindi darle una possibilità di appello. No, perché poi capisco e sappiamo che è il mestiere dell'attore, quindi no, di entrare in personaggi molto lontani da noi, però a che cosa hai attinto per queste sue caratteristiche così, ma in qualche modo anche egoistiche, no? Sì, sicuramente ho dovuto ricostruire le circostanze in cui ha vissuto questa donna, in cui è nata, in cui ha vissuto, quindi quell'epoca, quel contesto sociale, quella morale, quel contesto anche religioso. Alda Gisa è una persona di chiesa, una donna di chiesa. E insomma, in questo modo ho un po' unito i puntini. Ho capito quali sono stati i motivi del suo agire, ho capito che più che aver abbandonato una figlia ha scelto un po' il male minore. Questo è stato quello che nella sua, tra le varie alternative, tra le due alternative possibili, era il male minore. Senti, un'ultima cosa, c'è una scena che mi ha proprio colpito in modo particolare, un po' straziante, non sveliamo nei dettagli, però diciamo che c'è un pianto molto lungo di una bambina, no? Ecco, allora io ho pensato che forse l'altra madre sarebbe dovuta essere quella più sottomessa, no, all'uomo, e invece in quella scena anche la madre, diciamo, più emancipata, di città e più, diciamo, moderna, più colta, comunque subisce, no? Come dire, il dominio dell'uomo. Sì, ma perché non è un personaggio colto in realtà, è una donna rispetto all'altra. Sì, però è una donna con molti pochi strumenti, con molte strutture, ma ben pochi strumenti culturali soprattutto. Quindi molto toccante è la sua coscienza dei limiti che ha e il suo volere che la figlia sia meglio. Il suo volere che la figlia sia libera, il suo fare di tutto perché la figlia studi e vada avanti nel suo percorso per diventare una donna più libera di quanto lei non sia. Una sorta di attenuanti, dai, passami il termine. Sì, no, ma io le ho voluto bene poi, perché insomma, poi sono quelle donne nate negli anni 30 che hanno vissuto la guerra, che hanno vissuto le privazioni, che quindi hanno un senso di cosa vuol dire non avere il benessere, non avere la stabilità, non avere una famiglia. Ci sono tante attenuanti a ricostruire il contesto, ci sono tante attenuanti per questa donna. Grazie Elena. Grazie a voi, grazie a voi.